Ed ora cambiamo argomento e parliamo di economia, perché le imprese laziali provano a tutti i costi a reagire alla crisi. Il piano Casa Regionale potrebbe salvare decine di aziende in difficoltà e il rieletto presidente della Federlazio Maurizio Flammini propone una fiaccolata per avvicinare le istituzioni e gli imprenditori. La crisi si può sconfiggere, uscire da questo momento di stagnazione economica non è impossibile. Due le soluzioni per rialzare la testa: fare squadra all'interno di un'azienda tra proprietario, dipendenti e associazioni di categoria e unirsi. Le imprese devono legarsi in rete e fare sistema per allargare il mercato. Questa è la ricetta di Maurizio Flammini, presidente di Federlazio, rieletto oggi per la seconda volta alla guida di una federazione che raggruppa 3.500 imprese nella regione e dà occupazione a più di 70.000 famiglie. Ma certo Flammini non nasconde l'attuale momento di criticità e invita tutti, imprenditori ed istituzioni, ad una manifestazione per far capire quanto è difficile tirare avanti per un'azienda in questi mesi. L'evento sarà costituito da una gigantesca fiaccolata che percorrerà le vie di Roma ed in particolare quelle in salita per raffigurare in senso emblematico quanto sia difficile la vita di un imprenditore oggi. A ridare slancio all'economia laziale potrebbe essere il piano casa, un volano per riattivare mini cantieri edili e rimettere in circolo liquidità economica. Il 2012 sarà l'esempio dell'apertura di migliaia di piccoli cantieri che saranno in grado di sostenere l'economia edile di questa regione. Ma le piccole e medie imprese vogliono fatti e non più parole. Le istituzioni devono fare il loro dovere e cercare tutti i mezzi possibili per salvare aziende e posti di lavoro. Dobbiamo lasciare le proteste agli imprenditori, è bene che gli amministratori amministrino, perché altrimenti poi si fa confusione. Nel senso, il Comune è un grande ente pubblico, amministra un bilancio importante, può trovare nelle proprie pieghe e nei propri investimenti molte cose da fare per quanto riguarda Roma, e noi ci aspettiamo che il sindaco faccia questo.